Ciao gente, io sono Giacomo su YouTube Tris81 e oggi vi parlo di tecniche di ripresa. A modo mio. Azione! Volevo dire sigla. Premetto che io ho fatto una scuola di cinema che vi linko qui sopra, quindi riempirò il video di termini tecnici in modo che nessuno possa capirci niente. Non è vero, assolutamente, anche perché la maggior parte delle cose che so, tra virgolette, le ho imparate o su YouTube. No, mi è venuto male. Oppure facendo pratica. Una cosa che consiglio a tutti, soprattutto se sarete voi a montare il vostro video dopo aver fatto le riprese, è quello di avere sempre una seconda possibilità. Quindi magari di girare sempre più inquadrature della stessa scena. Io per esempio anche adesso sto utilizzando due macchine, una lì sopra e una qui sotto, per vedere se magari più tardi in fase di montaggio dare un po' più di dinamicità, o magari una delle due videocamere sarà affettata, magari quella lì la mettiamo tipo videocamera di sorveglianza. Se avete la possibilità di girare contemporaneamente con due macchine, io ve lo consiglio anche se il formato delle macchine non è perfettamente uguale, perché con i convertitori e poi magari con la color correction in fase di post-produzione potete uniformare molto bene i vostri filmati. Io almeno ci provo. Un'altra cosa fondamentale in fase di ripresa sono i supporti. I supporti come ad esempio il cavalletto che conosciamo tutti, oppure quello che io uso più spesso, che adesso mi sono incastrato, questo qui che è un supporto a spalla e serve per avere delle riprese più stabili. Vediamo che cosa succede, va. Questa è girata con un supporto a spalla. Vedete anche sul gradino? Vado alla grande. Più o meno lo stesso percorso girato a mano libera. Girato a mano libera. Parlando sempre di supporti, io ho costruito questo, che magari voi direte che cos'è. È un paio di pattini smontato, anche polveroso, e attaccato a una tavoletta di compensato. Qui sopra potete attaccarci del nastro biadesivo, un cavalletto di qualsiasi dimensione o altezza, e fissarci sopra la vostra macchina per usarlo come carrello. Le ruote dei pattini sono molto buone perché sono molto silenziose, quindi non avrete un particolare rumore all'interno del microfono della vostra videocamera. Io comunque vi consiglio di usare sempre un microfono esterno. Io in questo momento sto utilizzando questo supporto, questo qui. Adesso vi faccio sentire la differenza tra l'audio di questo e l'audio della mia macchinetta fotografica. Per sincronizzare audio e video sarebbe importante avere un chuck, ma se non ce l'avete basta un battito di mani. Questo colpo identificherà l'inizio della scena e quindi potrete mettere a sync l'audio del vostro microfono o del vostro supporto che registra solamente l'audio con l'audio della vostra videocamera. Vi lascio in descrizione i link dei tutorial dove potete imparare a costruirvi uno slider, tipo quello che usa Zizzo per le riprese molto cinematografico, oppure un dolly o anche una steadicam. In realtà diciamo che la spesa non è così elevata, quindi se volete fare qualcosa di più professionale ve lo consiglio. Un'altra cosa importantissima in fase di ripresa, portarsi appresso, oltre alle solite batterie, schede di memoria, una liberatoria sull'immagine. Che cos'è la liberatoria sull'immagine? È quella cosa che vi permette di non essere arrestati qualora voi riprendeste qualcuno che non voleva essere ripreso, cioè se lo convincete a firmare quella liberatoria potete utilizzare la sua immagine. Ve ne lascio un modello in descrizione qui sotto che potete scaricare. Enjoy! E ora riassumiamo tutto in tre cose da fare e tre cose da non fare. Girare più inquadrature della stessa scena in modo da avere la possibilità di fare un montaggio più dinamico. Procurarsi dei supporti adeguati per le scene che abbiamo in mente di girare, ad esempio questo. Usare un chuck o il battito di mani per mettere a sync l'audio con il video. Lasciare tutto al caso. Uscire di casa senza batterie e memory card e liberatoria sull'immagine. Non dimenticatevi di mettere dei segni a terra se fate delle riprese con il cavalletto. Bene, spero di esservi stato utile e ci vediamo alla prossima, spero. Ciao. Ma, 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 ma.